Con tutte le opportunità di rendita passiva che ormai il mondo cripto ha introdotto, è un peccato tenere le proprie coin a marcire sul Ledger senza rendere nulla. Da poco, tuttavia, direttamente dal Ledger è stata introdotta la possibilità di mettere a rendita in diversi modi, con lo staking o col lending, le proprie coin. E oggi andiamo a vedere come si fa, quali sono i vantaggi nel farlo e soprattutto quali sono i rischi. Buonasera amici criptoinvestitori e ben ritrovati a tutti. Tutti quanti. Inizio subito con lo shillarvi una promozione spaziale per chi magari di voi non ha ancora il Ledger e magari alla fine del video si convince che è un investimento interessante. C'è uno sconto pazzesco del 40% fino al 30 di novembre in occasione del Black Friday. Vi lascio il link per approfittare della promozione nella descrizione. Oggi parliamo di mettere a rendita passiva direttamente dal Ledger, quindi in massima sicurezza, senza dover utilizzare piattaforme di terze parti, senza esporre a nessuno le chiavi private e rimanendo sempre in possesso dei nostri fondi in due modi: il lending e lo staking. Il lending consiste nel mettere in prestito i propri fondi a terzi tramite una piattaforma di DeFi che si chiama Compound, che è stata recentemente integrata direttamente nell'applicazione Ledger Live. Il secondo metodo è lo staking, anch'esso si può fare per 4 coin direttamente dal Ledger Live. Adesso andiamo a vedere come e quanto rendono le due cose. Partiamo dal lending, che è l'ultima aggiunta all'app Ledger Live. Se l'avete aperta in questi giorni, dopo l'aggiornamento, probabilmente avete visto questa nuova voce che è Lend. Cliccandoci sopra, voi vedete che per ora si può mettere in lending, ovvero in prestito, questi tre asset, che sono tre stablecoins: DAI, USDC e TetherUSD. Come funziona questo procedimento? Come vi dicevo, viene utilizzata la piattaforma Compound, che è una piattaforma di DeFi di cui avevamo parlato già tanto tempo fa, quando non era ancora mainstream. Se vi interessa approfondire il funzionamento di Compound, vi lascio il link qua in alto a destra. Ma detto in parole povere, nella maniera più semplice possibile, in sostanza Compound mette direttamente in contatto chi vuole aprire un prestito, chi ha bisogno di liquidità, e chi invece ha a disposizione liquidità ferma da dare in prestito. Ovviamente colui che prende il prestito pagherà un interesse su di esso, e chi mette a disposizione la liquidità raccoglie esattamente questo interesse. Noi, utilizzando la sezione Lend del Ledger Live, ci mettiamo dalla parte di chi mette a disposizione la liquidità. In particolare possiamo mettere a disposizione DAI, USDC e USDT. Per farlo dobbiamo semplicemente andare a depositare innanzitutto sul nostro Ledger, che deve essere collegato, le coin in questione, sono token ERC20, quindi su blockchain Ethereum, sull'account Ethereum, e poi dobbiamo andarli a mettere a disposizione. Dobbiamo semplicemente autorizzare l'account con una prima transazione di Ethereum, quindi si paga un po' di gas per autorizzare l'account. In questo modo stiamo dicendo: io autorizzo questo account a mettere in prestito i propri fondi. In seconda battuta dobbiamo inserire la quantità di fondi che vogliamo mettere in prestito e accettare questa transazione. Facendo così, nel nostro Ledger Live vedremo quanti fondi abbiamo in prestito, come vedete qua, e lo status diventerà earning. Vedremo l'interesse guadagnato esattamente nella colonna di fianco, che si aggiornerà in tempo reale, e quando vogliamo, cliccando su Manage, possiamo chiudere il prestito e riprenderci tutti i fondi più gli interessi, andando a eseguire un'altra transazione su Ethereum. Dal punto di vista tecnico, quello che accade è che noi stiamo andando a cambiare i nostri DAI, USDC o USDT con i corrispettivi token con la C davanti. Quindi qua nell'esempio vedete CDAI, CDAI. C sta per Compound. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi, andando a dare i nostri DAI allo smart contract di Compound, che è quello che andiamo a fare quando autorizziamo la transazione, in cambio riceviamo questi token che ci attestano la nostra quota della liquidità su Compound. Quindi in sostanza ci stanno dicendo: tu hai dato un tot di liquidità su Compound e quando andrai a sbloccarla, quindi ridarai indietro i token CDAI, riavrai esattamente la stessa quota. La liquidità complessiva che c'è su Compound ovviamente continua a crescere, perché Compound racimola le commissioni che chi prende in prestito la liquidità va a pagare, e quindi a parità di token CDAI che noi possediamo, nel momento in cui andiamo a chiudere il prestito riceveremo una quantità maggiore dei DAI di quelli che abbiamo dato all'inizio. E questo ovviamente
ovviamente è l'interesse maturato. Quant'è questo interesse? L'interesse è mostrato sotto current APY, che significa in sostanza il tasso di interesse annualizzato, a patto che noi continuiamo a lasciare investita la somma più gli interessi guadagnati, quindi prevede un interesse composto. In sostanza significa che se noi andiamo a mettere 100 DAI su Compound a fine anno, tra 365 giorni, se l'interesse ovviamente non varia, cosa che succede spesso, quindi questo va visto come una fotografia attuale del tasso di interesse che si riceve, noi riceveremo 102,37 DAI. A questo va sottratte le commissioni di gas che noi andiamo a pagare per interagire con lo smart contract, che in questo momento sono anche discretamente alte, tra i 5 e i 10 dollari per ogni transazione. Quindi attenzione, se avete pochi fondi non vale assolutamente la pena fare questa operazione, perché avere un 2% e qualcosa in più a fronte comunque di gas fees molto elevate vi va a tagliare completamente il guadagno. Quali sono i rischi? I rischi sono legati direttamente alla piattaforma Compound. Compound è una piattaforma DeFi, uno smart contract, e come tale è suscettibile a potenziali hack. Ne sono successi tanti di hack nel mondo DeFi. C'è anche da dire che Compound è una delle piattaforme più vecchie dal punto di vista di esperienza, di longevità nel mondo DeFi, e non è mai stata hackerata. Quindi lato sicurezza si può dire che siamo a un ottimo livello, anche perché come vedete su Compound ci sono miliardi di liquidità, quindi l'incentivo ad hackerarla è veramente alto. Tuttavia non è giusto trascurare del tutto questo rischio. Inoltre c'è un rischio che si chiama liquidity risk, e in sostanza significa che se la liquidità su Compound dovesse improvvisamente abbassarsi per qualsiasi motivo, non me ne viene in mente uno, ma per qualche cigno nero, insomma, che tutti vogliono prelevare, c'è il rischio che se ci sono tanti prestiti aperti, gli ultimi arrivati non riescano a prelevare la loro liquidità. E infine c'è il rischio legato alle stablecoin stesse, al fatto che il loro valore rimanga costante, altrimenti c'è questo rischio di andare a perdere del valore. Vale quindi la pena andare a correre questi rischi per ottenere questo rendimento? La mia opinione è no, ma non per i rischi, che li reputo estremamente remoti ed estremamente bassi, perché sono molto confidente nella sicurezza di Compound e anche nel peg delle stablecoin. Sono probabilità remote quelle che vi ho elencato poco fa, ma piuttosto per il discorso del rendimento estremamente basso, perché Compound è inondato di liquidità e difficilmente il rendimento annualizzato sale sopra al 5%. Quindi ci sono sicuramente delle alternative a rendimento maggiore, magari sono centralizzate, lì dipende un po' da uno come si vuole muovere. Andiamo ora a vedere lo staking, che è una cosa profondamente diversa dal lending, perché lo staking è una caratteristica innata di alcune coin che hanno come algoritmo di consenso appunto il proof of stake. In sostanza, semplicemente holdando le coin e facendo qualche operazione attiva, ovviamente è possibile ottenere una ricompensa, una rendita sulle medesime. Ogni coin ha il suo metodo di staking, ovviamente. Recentemente Ledger ha introdotto, per, adesso vi dico anche quali, Tezos, Tron, Cosmos e Algorand, la possibilità di metterle in staking direttamente da Ledger Live, che è estremamente comodo e toglie qualsiasi difficoltà. Ovviamente è possibile andare a mettere in staking anche le altre coin proof of stake direttamente da Ledger, tuttavia purtroppo bisogna utilizzare i wallet specifici e quindi aggiunge un piccolo grado di difficoltà in più. Andiamo a vedere come si fa partendo da Tezos, perché ognuna ha le sue peculiarità. Tezos in sostanza è una blockchain che funziona dove ci sono alcuni validatori e tutti gli altri possono delegare i loro voti, chiamiamoli in questo modo, ai validatori scegliendoli. I validatori faranno lo staking per tutti, perché ovviamente c'è da avere tanti Tezos per essere validatore e non è da tutti, e quindi loro fanno lo staking e distribuiscono poi, in base alla partecipazione dei delegatori, le ricompense a tutti a meno di una piccola fee che si prendono loro. Da Ledger Live in sostanza direttamente dall'account Tezos si aggiunge un'icona di fianco a invia e ricevi che è Earn Rewards. Da lì in sostanza ci permette di scegliere dall'elenco il validatore al quale noi andiamo a delegare, e alla fine, confermando il fatto che noi stiamo delegando lo staking power a loro, riceviamo la nostra ricompensa. Andiamo a fare un'operazione
operazione a rischio zero, perché comunque anche se il validatore si comporta male, fa dei casini, ok, comunque il delegatore non ha nessun tipo di conseguenza. La ricompensa viene accreditata ogni 21 giorni. Andiamo avanti con Tron. Tron è leggermente diverso perché sostanzialmente noi dobbiamo utilizzare i nostri Tron e trasformarli in quello che si chiama Tron Power, facendo l'operazione che si chiama Freeze. Sembra più complicato, ma da Ledger Live è tutto esattamente uguale, ovvero noi clicchiamo Earn Rewards, facciamo il Freeze e poi votiamo un candidato in maniera simile a Tezos, che si chiama Super Representative. Noi lo andiamo a votare e quindi in base poi al Super Representative che votiamo riceveremo un tasso di ricompensa, che è variabile in base ovviamente al Super Representative, lo sceglie lui. Ogni 24 ore noi riceviamo, cioè dobbiamo attivamente fare claim rewards e riceviamo la ricompensa sui nostri Tron che abbiamo frizzato, e in qualsiasi momento noi possiamo fare l'unfreeze, ovvero lo sblocco. I nostri fondi delegati non possono essere persi né rubati, e se un super representative si comporta male non ci sono conseguenze per noi, e quindi questo è a massima sicurezza. Poi andiamo avanti con Cosmos. Cosmos è un pelino diverso. Perché? Perché funziona in una maniera simile alle altre due che abbiamo visto, ma però c'è un ma, ovvero che i validatori che si comportano male mettono a rischio anche i deleganti, quindi dobbiamo scegliere con molta attenzione i nostri validatori, ok? Il procedimento è esattamente il medesimo che per gli altri due, ovvero Earn Rewards, andiamo a scegliere il validatore e poi riceviamo le ricompense che possiamo andare a ottenere in maniera o automatica, andando quindi a riscuoterle, oppure possiamo decidere di lasciarle delegate e fare compounding. Infine abbiamo Algorand, che è il più semplice di tutti perché non dobbiamo fare assolutamente nulla. Noi teniamo i nostri algo depositati sul nostro account su Ledger Live e automaticamente ci vengono accreditati gli altri che vanno a fare compounding, vanno a fare rendita, quindi il rischio è minimo. L'unico che ha un minimo di rischio, ve l'ho detto, è Cosmos, che se andiamo a scegliere un validatore che si comporta male rischiamo di subire danno anche noi. Per quanto riguarda la rendita annualizzata, se vi dovesse interessare quant'è per le varie coin, su Tezos è all'incirca del 6% annualizzato, su Tron è del 7% annualizzato meno le commissioni del Super Representative, su Cosmos è dove è un pelino più alta a fronte del rischio maggiore, tra l'8 e il 10% meno le fee del validatore, mentre Algorand ha un rendimento che va tra il 5 e il 6%. Ovviamente sullo staking bisogna stare attenti perché ci esponiamo alla volatilità delle coin stesse, cose che con lending non accade perché stiamo parlando di stable coin il cui valore non varia. Quindi se noi facciamo staking di Cosmos guadagniamo il 10% in un anno, ma nel frattempo Cosmos cala del 30%, alla fine abbiamo realizzato una perdita. Questo è quanto, lo utilizzereste? Vi interessa? Magari lo utilizzate già? Ditemi quello che pensate nei commenti, così ne discutiamo. Vi faccio un carissimo saluto e alla prossima!